in fronte nel 1432, portandola per ben 15 anni, fino alla morte avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 di maggio 1447. La seguono un parente, raccolti sul desiderio della santa nel suo orto di Rocca Morena nell'inverno del 1457, mentre giaceva inferma nella sua cella. Sono simboli del suo grande amore per il proprio paese nativo. Sai, qui erano anche campagnette, no? Morta la santa, le maggiori autorità del comune accorsero a renderle omaggio. Il podestà di Cascia, preceduto dal valletto recante il suo asilo e affiancato dalle proprie guardie. Come mi dici? Ecco che il resto dei figuranti si stanno pian piano sistemando sul sagrato. Facciamo un grande applauso ai figuranti, ai costumi, alle organizzatrici che si prendono cura di organizzare questa processione, la signora Bernardini, Emilio e Rosati. Sentiamo già l'arrivo della banda di Cascia, a cui seguiranno le autorità civili con i loro gonfaloni e le autorità politiche e militari. Nostra vita.
e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.